Pronto? Allora, scusate, sto sperimentando difficoltà tecniche o tecnologiche. Eccoci, vabbè, vedo che ci siete di nuovo. Scusate, il mio tablet, mi sa che c'è qualcosa che non funziona molto bene. Adesso ho messo il cellulare, ok? Ho messo il cellulare e ci riproviamo. Quindi fino adesso è andato molto bene, adesso non va bene. Però adesso andrà bene, adesso c'è il cellulare, ok? E vediamo, continuiamo. Facciamo un altro saluto al sole, ok? Facciamo un altro saluto al sole. E poi continuiamo con la pratica. Scusate, vedo che ci sono commenti. Dai, piano piano ce la faremo. Sì, forza! Forza Italia! Ecco, cominciamo. Forse il mio... non ce l'avevo. Adesso questo è il cellulare, ok? Quindi facciamo un altro saluto. Ok? Quindi inspiro. Pancia dentro. Espiro, scendo, piega le gambe se non necessario, non riesci a raggiungere la terra. Inspiro, testa sale. Espiro, vado indietro, chaturanga. Inspiro, cobra. Espiro, cane. Inspiro, torno in avanti, alzo la testa. Espiro, testa scende. Inspiro, vengo su, porto su le braccia. Espiro, samastiti. Ogni tanto guardo la camera per vedere che non vedete il mio frigo, perché va benissimo. Cominciamo la pratica con una bella equilibrio, ok? Aprite le gambe, così che i piedi sono sotto le anche. Ok, inspiro profondo ed espirando comincio a spingere i coccige dietro, piegare le gambe come se volessi sedermi su una sedia. Facciamo la postura della sedia. Inspiro, porto su le braccia, stiamo nella sedia. Ed espirando porto le due mani sopra il ginocchio sinistro. Appoggio queste mani, appoggio tutto il mio peso sul piede sinistro, guardo davanti, spingo dietro, coccige, spalle scendono, non portare sulle spalle, tenete la schiena dritta, guardo davanti, mio peso sul piede sinistro, inspirando, stacco, piede destro, tutto qua, fino a qua, non dovete allungare la gamba, rimani qua, guardo avanti. Perfetto, espirando, porto il piede in avanti, l'appoggio qua, ok? Sono un po' giù dal tappetino, quindi appoggio dietro il piede, ancora le mani stanno sopra il ginocchio, piede destro sta martello, ok? Ed inspirando, stacco queste gambe, porto su le braccia, se vuoi puoi unire le mani sopra, se no... E tieni così, in guerriero 1. Espirando, scendiamo. Portiamo le mani qua, vicino al piede. Raddrizziamo la gamba sinistra. E scendiamo verso il ginocchio sinistro. Se avete problemi del ginocchio qua, tenete la gamba leggermente piegata, ok? E portate la pancia più vicino alla coscia, rilassate le spalle, respirate tranquillamente. Ok, inspirando, alzo la testa ed espirando vado indietro di nuovo in chaturanga. Quindi chaturanga è quando porto la gamba dietro, scendo, gomiti sono vicino al corpo, io metto giù le ginocchia. Ed inspirando, mi spingo in avanti.
In cobra. Espiro, mi spingo indietro, in cane. Un attimo non mi fermo qua in cane, forse riesco già adesso a mettere giù i talloni verso la terra, oppure meglio se piego un po' una gamba, per esempio la gamba destra, piego la gamba destra e spingo giù il tallone sinistro. Verso la terra e poi cambio, vado dall'altro lato, ok, poi inspirando piano piano allungo la gamba destra in alto, espiro la porto in avanti, metto giù il tallone sinistro dietro, inspiro, vengo su in guerriero 1. Espiro, vado, guerriero 2. Tenete le spalle giù, le braccia molto tese, molto forti. Ginocchio destro sopra la caviglia, non oltre, non andare oltre, ok? Stai in linea più o meno, anche un po' più dietro, va bene, ma non oltre, ok? Quindi guerriero 2. Inspiro, guerriero 3. Espiro, porto gomito destro sopra il ginocchio, braccio sinistro sopra l'orecchio. Allora, qui lo sguardo di solito va verso la mano sinistra. Questo è più difficile dal punto di vista dell'equilibrio. Puoi anche guardare giù verso il piede destro. Inspiro, torno indietro, in guerriero 3, ed espirando, raddrizzando la gamba destra, porto la mano sopra lo stinco, ed inspirando, apro il petto e il busto, allungo il braccio sinistro, vado, questo si chiama Trikonasana. Vecchi studenti, quelli che già praticano da un po', possono avvicinare la mano verso la terra. Ancora più vecchi studenti riescono a mettere magari il palmo giù per terra. Ed espirando, scendiamo verso la terra e veniamo qua in mezzo. Quando vieni in mezzo, porti tutti e due i piedi davanti, così che guardano in avanti. Le gambe sono tese, però se questo ti dà fastidio al ginocchio, piega un po' le gambe. Piega la gamba, spingi dietro il coccige, metti giù le mani quanto possibile. Inspiri, allunghi un po' la schiena, alzi la testa ed espirando scendo verso la terra. Quelli che vogliono prendere la caviglia possono prendere la caviglia, rimanere qua, respirare tranquillamente. Spero che mi sentite respirare tranquillamente in questa posizione. Spalle rilassate. Inspirando, alzo la testa. Espirando, vado avanti. Ok? Chaturanga. Faccio questo, io chiamo Vinyasa così che tutti subito capiscono che devono fare questa sequenza di quattro posture. Tre posture. Inspirando, camminiamo avanti. Qui tra le mani, alzo la testa, espiro, testa scende verso le ginocchia. Inspiro, vengo su. Espiro, Samastiti. Inspiro.
Respiro, apro le gambe di nuovo come abbiamo fatto prima. Ok, mi giro qua per un attimo, no, così come vedete. Ok, ed espirando comincio a scendere, piegare le gambe, scendere col bacino come se volessi sedere su una sedia. Il coccige va un po' in alto. Inspiro, allungo le braccia. Postura della sedia ed espirando, porto le due mani sopra il ginocchio destro, spingo bene giù queste mani, porto tutto il mio peso sul lato destro, guardo in avanti, sono ancora in sedia, non mollare qui la schiena, ok? Tenete questa parte lombare piatta, guardo avanti, rinspirando, alzo il piede sinistro. Mantengo questa postura. Ultimo inspiro profondo ed espirando, appoggio il piede qua indietro. Inspiro, porto su le braccia. Guerriero. Espiro, scendo con le mani, l'appoggio vicino il piede destro. Cerco di allungare la gamba destra e poi scendo con la testa verso il ginocchio, verso lo stinco. Dove arrivo? Rilasso le spalle. Inspiro, alzo la testa, espiro, scendo in chaturanga. Inspiro, cobra, espiro, cane. Rimanete un attimino in cane, fate di nuovo quell'esercizio, vedo vedere lo screen se va bene più o meno. Va bene, ok. Inspiro, alzo la gamba sinistra. Espirando, la porto in avanti. Porto il piede destro, martello. Ginocchio sinistro sopra la caviglia. Inspirando, vengo di nuovo su. Il guerriero 1. Ok, mi giro così mi vedrete dal lato giusto, anche se la camera gira tutto, quindi per voi sembra che questa è la mia gamba destra, ma in effetti è la mia gamba sinistra. Espiro, guerriero 2. Inspiro, guerriero 3. Espirando, Parsvakonasana, gomito sopra il ginocchio, braccio sopra l'orecchio. Guardo verso la mano destra. Cercate di allontanare questa spalla sinistra dall'orecchio, ok? Qui tendiamo di fare questo, no? Faccio questo non mi piace questo, che okay? Vogliamo proprio portare fuori il busto, così che tutto sta in linea. Okay? Inspiro, torno indietro in guerriero 3. Ed espiro, scendo in Trikonasana, raddrizzo la gamba sinistra, porto la mano sopra lo stinco, sotto il ginocchio, per nuovi studenti, ed inspirando allungo il braccio destro. Più studenti più vecchi, portate la mano sinistra verso la terra oppure appoggiate addirittura
Espirando, scendo verso la terra, vengo qua in mezzo di nuovo, metto giù le mani, piego le gambe se necessario, inspiro, alzo la testa, espiro, scendo con la testa. E qui potete fare diverse varianti di questa postura, potete rimanere qua, ok? Oppure portare le due mani col palmo in su, indietro, dietro le spalle, dietro le gambe, dietro i piedi. Faccio vedere dal lato se qualcuno è interessato a provare questa postura. Semplicemente le mani indietro. Questo per studenti che stanno già praticando un po'. Ok, inspirando, alziamo di nuovo la testa. Espiro, vado indietro. E scendo in chaturanga. Inspiro, cobra. Espiro, cane. Inspiro di nuovo, vengo avanti, alzo la testa, espiro, testa scende. Inspiro, vengo su, espiro, scendo direttamente in Utkatasana. Quindi piego le gambe come se volessi sedermi. Magari prendo i gomiti, facciamo questo qua, cerchiamo di allungare la schiena. Espirando, sciogliamo le braccia, guardiamo in avanti, portiamo il busto un po' avanti, radico il piede sinistro, alzo la gamba destra, prendo la caviglia, se riesco con tutti e due mani, con tutte e due mani. Ed inspirando, allungo la gamba, vengo su. Ed allontano un pochino il piede dal gluteo, guardo avanti. Espirando, sciolgo e faccio un passo dietro, piego la gamba sinistra. Inspiro, vengo su, in guerriero. Espiro, porto le mani indietro, l'incrocio. Ed inspirando, allungo le braccia, apro il petto, spalle scendono, guardo in alto. Ed espirando, raddrizzo la gamba sinistra, scendo di nuovo sopra il ginocchio, come ho fatto prima, ma questa volta le mani stanno sopra la testa. Inspirando, torno su, gamba tesa ed espiro, scendo, faccio vinyasa. Inspiro, cobra, espiro. Inspirando, giriamo due piedi, lato destro, okay? Quindi giro due piedi, lato destro, potete appoggiare piede destro davanti a piede sinistro, oppure vecchi studenti, piede destro sopra piede sinistro. La mano sinistra sta un po' più avanti la spalla sinistra, ed inspirando, apri, Varsistasana. Spingi in alto, bacino, guardi in alto,
Respira. Respirando, scendiamo con la mano destra e portiamo la gamba destra qui davanti, davanti a noi. Ok? Ed inspirando di nuovo alziamo il braccio, questo è più facile. Fate altri 5 respiri qua, spingi in alto bacino. Se vuoi guarda giù verso la mano sinistra, apri un po' il petto. Ed espirando. Scendiamo. Torniamo indietro, portiamo la gamba destra in avanti. Gamba destra va in avanti, ok? Metto giù il ginocchio sinistro, ok? Porto il piede destro un po' fuori al bordo del tappetino e la mano sinistra in linea col piede destro con le dita aperte. Lo metto, appoggio qua giù e poi porto tutto il mio peso sopra questo mano sinistro, quindi verso lato sinistro, un po' scendo qua col bacino, scendo, ok? Un po' magari porto un po' dietro il ginocchio, ok? Ed inspirando, allungo il braccio verso l'alto. Per noi studenti, se questo è troppo difficile, portate la mano indietro e sotto l'anca sinistra, guardi in alto così. Studenti che già praticano da un po' di tempo, cercano di prendere il piede indietro, ruotare ancora un po' fuori il petto, staccare addirittura il piede destro dalla terra ed aprirsi verso il cielo. Quindi ci sono tre varianti che potete fare, uno o due o tre. O anche questo che porti semplicemente braccio dietro, ancora non prendi il piede. Espirando, sciogliamo tutto, ovunque siate, scioglietevi. Ok? Portiamo il piede destro indietro, qua verso il centro del tappetino. Ci mettiamo un ginocchio qua dietro, così veniamo su. Ok? Giriamo completamente sulla destra, giratevi completamente sulla destra, magari appoggiate addirittura la mano come faccio io sopra il sacro lombare, così che sentite questo osso qua che rimane fermo. E poi appoggiate il gomito sinistro sopra il ginocchio. Quelli che già praticano da un po' di tempo possono incastrare la spalla sinistra sopra il ginocchio, portando la pancia un po' fuori. In ogni caso, unisco le mani davanti al cuore, inspirando, apro un po' il busto e guardo indietro. Quelli che vogliono provare possono cercare di staccare il ginocchio sinistro dalla terra, raddrizzare la gamba sinistra mantenendo l'equilibrio. Respirando, sciogliamo tutto ed andiamo giù in Chaturanga, facciamo un vinyasa. Scendo. Inspiro, cobra. Espiro, cane. Allungo un attimo qua le gambe, le braccia. Ed inspirando, torno avanti. Alzo la testa. Espiro, testa scende. Inspiro, vengo su. Espiro, Utkatasana. Inspiro profondo ed espirando porto
dietro, tengo questo Utkatasana ed inspirando, aggrappo la caviglia sinistra. Cerco di mantenere l'Utkatasana quanto possibile. Questo vuol dire che il ginocchio destro è piegato, il coccige va dietro, petto fuori, testa su. Piano piano allungo la gamba destra, allungo, sono ancora in equilibrio. Ed inspirando un po', allontano il tallone dal sedere, dal gluteo. Faccio qualche respiri qua. Ultimo inspiro profondo. Espirando, rilascio il piede, la caviglia e faccio un passo indietro. Ok? Metto piede sinistro, martello, gamba destra di nuovo piegata ed inspirando vengo su in guerriero nudo. Espiro, porto giù la mano indietro, vicino ai glutei. Ed inspirando, apro le spalle vicino alle scapole, allungo le braccia, alzo la testa, guardo in alto. Osservate questo spazio che si sta creando con questa postura e l'inspirazione, quindi quando inspiro, grande spazio nella torace, nel torace. Ok, inspiro, espirando, scendo sopra la gamba destra, devo raddrizzare la gamba destra. Mi raccomando, radicate i piedi per terra per l'equilibrio. Se ti dà fastidio al ginocchio, piega un po' la gamba destra, non succederà niente. Porta la testa vicino al ginocchio e scendi, 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 scendi con la testa finché puoi. Inspirando, torniamo su, torno su, sciolgo le mani ed espiro, faccio il vinyasa, vado giù in chaturanga, gomiti vicino al corpo, inspiro cobra, espiro cane. Inspirando, piedi girano fuori al lato sinistro. Allora, quelli che non praticano tanto, spesso sono ancora, diciamo, all'inizio della pratica, piede sinistro davanti, piede destro, questo è più facile. Quelli che vogliono provare una cosa più difficile, piede sinistro sopra il piede destro. Spingi giù bene questa mano destra, è fondamentale, ed inspirando, apriti. Apriti in equilibrio, spingi in alto, bacino, guardi verso la mano sinistra, guardo verso la mano destra. Mantengo la postura, braccia forte, gamba forte. Attiro i glutei, pancia dentro, ombelico dentro. Ed espirando, scendo con la mano. Torno in cane. Inspiro, sale la gamba sinistra in alto. Espiro, la porto in avanti. Metto giù il ginocchio. Porto il piede sinistro all'esterno, al bordo del tappettino qua. La mano destra al bordo del tappettino sul lato destro. Dita aperti. E spingo bene giù questa mano, ok? Porto tutto il mio peso sopra la mano destra e spingo avanti un po' il bacino, spingo avanti qua, ok? Qui dovete un po' capire quanto posso spingere avanti, quanto sono
diciamo, flessibile qua nelle anche, ok? Ok, una volta che state qua, quindi mettete il vostro peso sulla mano, questa genera questa energia che vi serve per ruotare fuori il busto. Quindi ruoto fuori, cominciando dall'ombelico, ruoto fuori il busto, spalla sinistra si apre ed allungo il braccio sinistro. Se avete problemi delle spalle o della spalla sinistra, portate la mano dietro e sotto l'anca destra e rimanete aperto così. Se avete allungato il braccio, potete scendere col braccio dietro, alzare il piede destro, cercare l'incontro, ok? Prendere il piede in una maniera che il piede lo prendete dal lato esterno, così che la spalla è aperta, ok? Se lo prendi da qua, la spalla è chiusa. Quindi voglio aprire la spalla, prendere il piede dal lato esterno, respirando, zoom, apro il busto verso l'alto. Se vuoi, stacchi il piede sinistro dalla terra. Respirando, sciogliamo, veniamo su, un po' aggiustiamo qua le gambe, nel senso che il piede sinistro deve tornare qua in mezzo del tappetino e la gamba deve stare più o meno all'angolo retto, così piegato, ok? Ci sono due varianti di questa postura, questo è un pochino più semplice, semplicemente appoggio gomito destro sopra il ginocchio sinistro, unisco le mani davanti al cuore e guardo indietro. La postura è un pochino più difficile e se incastro questa spalla, quindi scendo qua col braccio, porto un po' fuori la pancia, incastro, incastro, unisco le mani, apro il busto e guardo dietro. Qui sentirete una grande compressione qua, è difficile respirare qua perché la coscia spinge contro il diaframma. Se vuoi andare oltre puoi anche staccare il ginocchio destro. Ed espirando, sciogliamo la postura, mettiamo giù le mani, andiamo indietro con la gamba, vado chaturanga, inspiro, cobra o carico la testa in su, espiro, vado indietro in canto. Rimanete in cane un attimino. Respirando scendiamo in bambino. E ci rilassiamo per 10 respiri, ok? Quindi prendete un attimino di tempo, una piccola pausa. Torniamo adesso al respiro 100% dalla mente focalizzata sul respiro. Poi inspirando, torno su. Se
Se volete mettetevi subito seduti, se no fate un altro chaturanga, cobra, cane. Ed inspirando, saltiamo in avanti, ci sediamo sul tappetino. Pieghiamo leggermente le gambe, così che i piedi sono sui talloni e cerchiamo di raggiungere i piedi con le mani in una maniera che prendiamo le dita e portiamo le mani dietro i piedi, no? Così. Ok? Adesso se vedete bene, la pancia tocca la coscia. Okay, le spalle scendono, penso un attimino al coccige, cerco di staccare il coccige dalla terra, sento queste due ossa che sono sedute gli ischi, inspiro, allungo la schiena, guardo in alto, ed espirando comincio a scendere e un po' scivolare i talloni in avanti e vedere fino a che punto riesco scendere senza staccare la pancia dalle cosce. Magari mi fermo qua, ok? Non portare sulle braccia, magari ti fermi qua. Magari riesci a scendere ancora di più. Questo dipende un po', anzi tanto, da quanti sono flessibili, sciolti le gambe, i muscoli posteriori delle gambe. Inspirando, torno su, respiro, sciolgo, porto le gambe dove erano prima, rimetto le mani dove erano prima, andiamo una variante della Navasana, ok? Avvicino i talloni. Inspiro, allungo la schiena, faccio scendere le spalle, guardo davanti, non ho paura, respiro, sempre sento qui gli ischi, ma sento adesso anche il coccige, perché sono andata un po' più dietro, ho portato i piedi un po' più dentro, quindi sono scesa sul coccige. Ed inspirando stacco i talloni, dalla terra, guardo in avanti. E poi cerco di allungare le gambe, tenendo questi piedi così con le mani. Se questo è troppo difficile, non allungare le gambe, tenete le gambe piegate, così. Ma sentite il contatto, tra la mano e il piede, tra le mani e i piedi, ok? Questo è fondamentale, quindi, per questa postura, ok? Quindi sento questo contatto. Tiro dietro le dita, questo un po' aiuta il piede. Se riesci, allunghi. Guardi in alto, mantieni la postura, respiri. Tieni la pancia dentro, cerca l'equilibrio, spalle scendono, schiena allungata, mento sale. Ancora, respira. Se perdi l'equilibrio, ricominci da capo. Se perdi la postura, se cascano le gambe, ricominci da capo. Noi o io vi aspetto qua. Facciamo ancora, qualche respiri. Benissimo, e poi piano piano scendiamo. Ok?
Portiamo i talloni insieme qua davanti, in farfalla. Così. Prendo i piedi con le mani. Inspiro di nuovo, allungo un po' la schiena. Ed espiro, scendo. Gomiti vanno fuori gli ischi, fuori gli stinchi. E scendo verso la terra. Rilassate le spalle, tenete la schiena allungata. Poi inspirando. Torniamo su. Ok, prendiamo questo piede sinistro con la mano sinistra e portate il gomito verso la gamba, così che sta sopra la gamba. Ok? Allora, gomito sinistro, gamba sinistra. Non so come mi vedete, penso che mi vedete come se questa fosse la mia gamba destra, però questa è la mia gamba sinistra. Quindi spingi il gomito verso la gamba sinistra e poi porta tutto giù verso la terra. Vedi che qua si stacca, ok? Il gluteo destro stacca dalla terra. Porta tutto il tuo peso qua sopra la gamba sinistra. Quello che succede qua, che porto tutto giù per terra, è qui crollo, ok? Qui crollo perché non riesco a, non faccio attenzione a mantenere. Non fare questa cosa, portate tutto fuori, dovete veramente attivare gli addominali qua e i muscoli a lungo la colonna vertebrale. Quindi porta fuori il busto, porta la spalla sinistra giù e lontano dall'orecchio. Guarda a destra, prendi il piede destro con la mano destra, tutto il mio peso sul lato sinistro ed inspirando stacco questa gamba ed allungo la gamba destra. Se non riesco a allungare, piego la gamba destra, lo porto fuori fino qua. Allora, che succede? Quando sei in postura, subito il corpo risponde, per il tuo corpo questo è lo stress, che nuova postura, oddio, che succede? Mamma mia, adesso sono stressato e tutto va di nuovo così, alla fine stai così perché stai cercando di fare la postura. Non fare, cerca di sempre contrastare, sempre osservare il corpo e cercare di rimanere. Comunque, anche se non sei allungato, anche se stai solo fino qua, va bene lo stesso, ma tieni questa parte proprio attivata, ok? Aperta, aperta, spazio. Ok? Quindi se allunghi, allunghi, se non allunghi, non allunghi, ma tienilo. Ok? Senti i muscoli che lavorano e poi sciogli, riporti il piede qua in farfalla e torni indietro. Probabilmente sentite che abbiamo un po' lavorato questi muscoli sul lato destro e adesso andiamo sul lato, cioè appoggiamo il nostro peso sul lato destro, ok? Quindi gomito sopra la gamba e rimetto tutto il mio peso qua giù. Vedi, già subito pure per me è crollato tutto qua, sto qua vicino perché, no? Perché è più comodo così proprio. Per fare questa apertura devo lavorare con questi muscoli, il busto, l'addome, okay? La schiena, spalla, tutto quanto deve essere dritto, ok? Grande inspiro, stacco il piede e vedo se riesco a allungare. Se riesco a allungare va benissimo, allungo e poi osservo l'apertura del petto e che le spalle scendono. Se non riesco a allungare, non allungo, non succede niente, va bene anche questo. Sono praticamente in equilibrio sul lato destro del mio corpo e questo lato sinistro sta in aria, sta volando, sta libero, ok? Quindi osservate anche questa cosa, come il bel centro un po' si muove dal corpo. Guardi verso il piede, respira. Espirando, sciogliamo, torniamo in mezzo.
Perfetto. Adesso quelli che vogliono fare un vignassa qua, possiamo fare un vignassa. Questo vuol dire che, oppa, perso l'equilibrio, scusatemi, incrocio la spingo. Su, inspirando ed espirando, vado indietro in chaturanga, inspiro cobra, espiro can. Inspiro, salto in avanti, siedo sul tappetino, ok? E facciamo una torsione, vi giro verso di voi così. Mi vedete meglio, ok? Portiamo la gamba a sinistra sotto la gamba destra, ok? Così, la mano destra qua fuori, inspirando lungo il braccio sinistro in alto ed espirando giro, 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 giro e porto qua fuori la coscia. Se vuoi prendi addirittura la caviglia. E guardi dietro la spalla destra. Ed inspirando, torno avanti, sciolgo la postura, porto la mano sinistra qua dietro, la mano destra qui davanti. Porto, spingo giù il ginocchio verso la terra, spingo giù il piede destro verso la terra, inspirando, stacco il bacino, porto il braccio dietro, bacino in avanti. Se vuoi allunghi la gamba, vecchi studenti, respira. Ed espirando, torniamo indietro. Andiamo dall'altro lato, gamba destra all'interno, gamba sinistra qua davanti, mano sinistra va dietro. Inspiro, allungo il braccio, la colonna vertebrale, apro il busto, guardo in alto ed espirando, giro, 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 giro a destra. Metto braccio all'esterno della coscia, inspiro, allungo la schiena, espiro, giro indietro e guardo sopra. La spalla sinistra. Se vuoi prendi il piede. Inspirando, torna in avanti. Espiro, sciolgo la postura, porto la mano destra dietro, mano sinistra in avanti. Ok? Preparo la postura. Ed inspirando, spingo sul bacino, poi avanti il bacino, poi dietro il braccio sinistro, c'è la finestra, non riesco proprio a farlo bene. Faccio questo, se vuoi stacchi la gamba sinistra, lavori un po' di più. Respirando, scendiamo. Quelli che vogliono fare qua il vinyasa, fanno il vinyasa. Quelli che sono stanchi, sdraiatevi sul tappetino, ok? Quindi se sei stanca o stanco, sdraiati sul tappetino. Se ancora hai un po' di energia, fai il vinyasa. E poi mi sdraio, mi sdraio sul tappetino, allungo il corpo, porto su le braccia, allungatevi per terra un attimino, puntate i piedi ed immaginate che state allontanando le mani dai piedi. Fai 5 respiri profondo qua. Dopo 5 respiri, un ultimo
Inspiro profondo. Ed espirando, portiamo le gambe a petto, abbracciamo le ginocchia, spingiamo giù la parte lombare per terra, così che è tutto piatto, ok? Se volessi infilare un coltello qua, non potrei infilare un coltello qua tra la lombare e la terra, ok? E rilasso completamente le spalle. Potete dondolare destra e sinistra qua con le ginocchia. Quelli che vogliono fare qui una candela aratro possono provare a fare la candela. Mi raccomando, quando fate la candela, fate sì che le mani stanno sopportando qui la colonna vertebrale. Non fare questa cosa così, ok? Portate i palmi sopra la parte lombare, sacro lombare della schiena, gomiti avvicinati, ok? Quindi quando alzi, mani qua, gomiti vicini. Collo giù per terra, questo è solo per quelli che non hanno problemi, cervicali. E poi allunghi. Se questo è troppo difficile, puoi fare semplicemente Viparita Karani, porti le mani sotto il sacro, ok? Palmi giù per terra, appoggi il sacro sopra le mani e tieni le gambe su. E respiri qua. La cosa importante è che le gambe sono in posizione verticale, ok? Questo aiuta la circolazione nelle gambe. Okay, potete rimanere qua. Alcuni di voi magari volete andare in Halasana dopo la candela. Quindi o siete qua, o siete qua. Poi portiamo giù le mani, cioè portiamo le gambe per terra, le mani sempre qua sotto il sacro, spingo giù i gomiti, inspirando. Alzo il busto, rotolo la testa dietro, solo se non ti dà fastidio al collo. Respirando, scendi. Sciogli tutto, divarichi le gambe, copriti, magari freddo per terra, magari hai sudato. Adesso facciamo un po' di rilassamento guidato. Anche io spengo un po' di luce qua, così che così, un po' spento un po' di luce. Quindi mettetevi in Shavasana.
Shavasana vuol dire che le gambe sono divaricate, i piedi cascano giù a destra e a sinistra, le braccia sono allontanate dal corpo, i palmi guardano giù e gli occhi sono chiusi. Portatevi in questa posizione adesso. Piano piano sciogliete completamente tutte le tensioni nel corpo. Sto respirando normalmente, senza nessuna tecnica. Porti l'attenzione alle gambe. Rilassa le gambe. Senti il bacino. Sciogli tutte le tensioni nel bacino. Senti che le gambe e il bacino sono pesanti. Scendono verso la terra. Lascia andare. Ammorbidisce la pancia. L'aria che gonfia l'addome. Senti le costole che sono morbidi, il diaframma, il petto, le braccia sono pesanti. Lascia andare. Rilasso le spalle.
scapole sono pesanti, scendono verso la terra. La clavicola. Sono morbide, rilassate. Lascio il collo, la gola. Sento il peso dell'intera colonna vertebrale sulla terra. Lascio scendere tutto, non oppongo nessuna resistenza. Lascio andare. Sono pesante. Lascio la testa. Cuoio. Negli occhi. Ammorbidisco i muscoli del viso, mandibola, la lingua nella bocca, lascio andare. Sono completamente rilassata.
Allora, ragazzi, grazie tanto per la lezione. Mi spiace per questi problemi tecnici che abbiamo avuto all'inizio e adesso vedo che è successo, non capisco perché girava sempre, perché penso che il tablet va meglio che il telefonino, però fatemi sapere, mandatemi qualche feedback, ok? Come è andato la qualità di questo video, se mi avete sentito bene, se mi avete visto bene. Grazie tanto. Grazie tanto, ci vediamo domani. Domani non so che giorno è. Sabato? O venerdì, onestamente non mi ricordo, però ci vediamo domani sempre alle 7 di sera, ok? Grazie Laura. Ci vediamo alle 7 di sera e facciamo un'altra pratica insieme. Grazie, buona serata.